occupati, a notizie di Prato TG. Allora, torniamo ad aprire il nostro telegiornale con il Covid perché un focolaio familiare è stato scoperto a Prato, 5 in tutto i componenti della famiglia risultati positivi al Covid, 4 dei quali nella sola giornata di oggi in seguito al tracciamento deciso dopo la scoperta del primo caso. Ma sentiamo Claudio Vannacci. 4 nuovi casi di positività al Covid-19 in un giorno solo a Prato, una circostanza che non si verificava da qualche settimana. È successo oggi, come si ricava dal quotidiano bollettino emesso dalla regione toscana. I 4 casi pratesi rappresentano oltre un terzo di quelli nuovi toscani, che oggi sono in totale 11, 8 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening. Tornando ai casi pratesi, si tratta di un focolaio familiare, scoperto dall'ASL quando è stato fatto, come da prassi, il tampone ad una persona che doveva essere ospedalizzata. Una volta scoperta la sua positività, nei giorni scorsi, sono stati tracciati familiari più stretti e ben 4 di loro sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta in totale del padre, la madre e 3 bambini. Al di là di questi 4 nuovi casi, la situazione a Prato in Toscana resta al momento ampiamente sotto controllo sul fronte dell'epidemia. Lo dimostrano i dati dei ricoveri in ospedale, che in tutta la regione sono appena 18, nessuno dei quali in terapia intensiva. Anche i nuovi casi pratesi sono tutti asintomatici e sono stati scoperti solo grazie al protocollo che impone di fare il tampone a chiunque debba recarsi in ospedale. Complessivamente a Prato, dall'inizio dell'emergenza, sono stati 563 contagiati da Covid-19, con 52 decessi attribuiti dalle autorità sanitarie all'infezione. Se l'è vista brutta la portalettere che nella tarda mattinata di oggi in via Pertugiata tra Migliana e Schignano nel comune di Cantagallo ha visto l'auto di servizio finire in una scarpata pochi secondi dopo essere scesa per consegnare della posta. Inutile il tentativo di fermare il mezzo da parte della stessa donna, che in questa operazione si è anche ferita a un braccio. Sul posto sono quindi intervenuti la Polizia Municipale della Vallata, un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo inviata dal 118 e i vigili del fuoco, da capire perché il freno a mano che sarebbe stato tirato non abbia funzionato. Completamente ubriaco si aggirava per le strade della Castellina in stato di escandescenza e quando sono arrivati i poliziotti della Volante ha pensato bene di iniziare uno striptease togliendosi prima i pantaloni e poi gli slip per restare completamente nudo. È successo poco prima delle 20 di ieri in via Miniati, protagonista un trentenne di nazionalità nigeriana irregolare in Italia e con precedenti per reati di varia natura. I poliziotti hanno quindi bloccato l'esagitato e lo hanno portato in questura. Qui è stato identificato e denunciato per i reati di atti osceni in luogo pubblico e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Ha subito riconosciuto la mountain bike che gli era stata rubata giovedì scorso al Parco Prato. Il ragazzo, un 17enne, intorno alle 19:20 di ieri, era in via Roma e appena visto il mezzo inforcato da un uomo ha subito chiamato la polizia. Gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciare l'uomo, che è stato bloccato e identificato. Si tratta di un pratese di 57 anni pregiudicato che di fronte ai poliziotti ha ammesso di aver acquistato la bici da un non meglio precisato nordafricano, il che non gli è servito a evitare la denuncia per ricettazione, mentre la mountain bike è stata restituita al legittimo proprietario. Cambiamo argomento, parliamo di trasporto perché la Regione Toscana ha varato le linee per ottenere la compensazione dell'abbonamento del trasporto pubblico già pagato e non utilizzato a causa del lockdown da Covid. Sentiamo. Tempi e modalità univoche in tutta la Toscana per chiedere alle aziende di trasporto che effettuano servizio pubblico il prolungamento dei tempi dell'abbonamento non utilizzato durante il lockdown o il voucher compensativo. La Regione Toscana ha approvato delle linee guida per facilitare e uniformare il ricorso alle misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL stabilite dal Governo. L'obiettivo è garantire coerenza e omogeneità rispetto alle richieste di compensazione dei servizi non fruiti durante il lockdown alle aziende di
trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana, tra cui la Pratese Cap, Atrenitalia S.p.A. e TFT S.p.A. per quanto riguarda il servizio su ferro e a Toremar S.p.A. per il traghetto verso l'arcipelago toscano. Le linee guida prevedono tra l'altro che il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i Pegaso e per l'abbonamento unico metropolitano. La richiesta andrà avanzata entro il 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale, e andrà indirizzata all'azienda che ha emesso l'abbonamento. Le aziende dovranno dare massima diffusione attraverso i loro canali di comunicazione alle modalità di richiesta, di emissione e di spendibilità dei voucher o delle altre misure di compensazione. Informazioni che dovranno essere di facile accesso, di semplice applicazione, chiare, sintetiche e possibilmente effettuabili online, dando supporto agli interessati con i call center aziendali. Da oggi e fino alle 13 del 18 settembre, in occasione del referendum e delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre ed eventuale ballottaggio del 4 e 5 ottobre, chi si è iscritto all'albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio entro il 2019 può dare la disponibilità ad essere nominato tramite il servizio online. Chi ha dato la disponibilità per referendum del 29 marzo 2020 non deve ripresentare la domanda, quella già data è ancora valida. Per ritirare la disponibilità scrivere a ufficio elettorale @comune.prato.it entro le 13 del 16 agosto. Chi è disoccupato o persona in carico ai servizi sociali iscritta all'albo entro il 2019 ha la precedenza nella nomina se presenta la dichiarazione di disoccupazione o presa in carico dai servizi sociali attraverso l'apposito servizio online fino alle 13 del 16 agosto. E ora andiamo a Viacia per una storia molto emozionante e appassionante dei ragazzi, dei bambini anzi. Vogliono un orto tutto per sé all'interno degli orti urbani di Viacia e hanno anche scritto al sindaco per chiedere aiuto. Sentiamo. Giocare alla PlayStation o alle bambole? No grazie, preferiamo coltivare pomodori, zucchine, melanzane e pulire l'ambiente. Sono i super impegnati bambini di Viacia che a soli 11 anni hanno fatto del loro amore per la natura una vera e propria organizzazione. Si chiama ADI, acronimo di Associazione Divieto Inquinamento, e dopo varie iniziative per tenere puliti la città e i suoi giardini e il giornalino che documenta ogni impresa, ha una nuova sfida da vincere: ottenere un appezzamento di terreno nell'area degli orti urbani di Viacia da coltivare in prima persona, naturalmente con la supervisione di un adulto. Un desiderio che gli eredi di Greta Thunberg hanno raccontato direttamente al sindaco Matteo Bifoni attraverso una lettera scritta di proprio pugno per aiutarli a realizzarlo. In attesa di conoscere quale sarà la sua risposta, i piccoli aspiranti agricoltori studiano e fanno pratica sia sul balcone di casa, dove pomodori e zucchine hanno preso il posto dei gerani e delle rose, che recandosi di persona agli appezzamenti di via Gavinana per strappare agli esperti i segreti del mestiere. La mente di tutti è Daniele Mancini, che insieme a Maria Landi, Alessandro Di Giosio, Lorenzo Massei e Alice Boanini tra poche settimane andrà in prima media. La mascotte è 2 anni più piccola, Aurora Giovanna Cerino, pronta per la quarta della primaria Gianni Rodari. La scuola che ha visto nascere il progetto grazie al grande lavoro fatto sui temi ambientali da parte delle insegnanti Manuela Bandinelli ed Erika Mendola. Penso che coltivare un orto sia una soddisfazione, perché te metti il seme e poi vedi la pianta che alla fine ti dà i frutti, poi anche la frutta e la verdura che si coltiva è molto più buona di quella che si compra. E poi a me mi garberebbe avere un'agricoltura praticamente biologica, senza usare pesticidi o cosa che può far male alle api o a insetti impollinatori. Questa passione nasce fin da piccina, che andavo sia a aiutare la mia zia all'orto in campagna, ma anche la mia mamma mi faceva piantare tutti i fiori, piante. Diciamo, quando pianti le cose dopo ce le hai più buone di quelle che compri al supermercato. E poi ho iniziato anche a piantare a casa di Daniele, quando si piantava per esempio l'insalata o così, e quindi da lì insomma mi piace fare quest'orto. Questo spazio, realizzato con il sostegno della Regione e del Comune, è proprio il luogo ideale per realizzare il sogno dell'Associazione ADI, perché è frutto del fare comunità del quartiere. La partecipazione di grandi e piccini al cartellone Luglio Orti, che si è appena conclusa, ne è stata dimostrazione. Proprio l'ultimo giorno abbiamo avuto notizia di questa lettera che è stata scritta e che il sindaco ha ricevuto, e quindi c'è stato sì, proprio il coronamento, proprio è stata la chiusura. Meglio non si poteva avere.
Gli ingredienti per una storia di successo, unica nel suo genere, ci sono tutti: passione, attrezzatura tecnica, voglia di impegnarsi. Manca solo il via libera delle istituzioni all'uso del terreno che gli ortisti hanno già individuato. Potrebbe essere l'inizio di una lunga storia d'amore tra questi bambini e la coltivazione. In modo tale da, diciamo, anche far appassionare più ragazzi all'agricoltura e in un certo senso coltivare e far distaccare di più i ragazzi dal giocare ai videogame. Sarebbe lo stesso un miglioramento per l'inquinamento, perché noi giocando poi ci sa da ricaricare magari tablet, telefono, PlayStation, e ricaricandolo si spreca energia, che poi l'energia per produrla si inquina. Il 10 agosto, terza edizione di Da Porto a Porto per aiutare l'ATT. Sentiamo. Una nuotata di 22 km da Porto Ercole a Porto Santo Stefano all'ombra del Monte Argentario per raccogliere fondi a favore dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici da parte dell'Associazione Tumori Toscana. L'appuntamento è con la terza edizione di Da Porto a Porto e per il 10 agosto. Ieri il Comune di Prato ha ospitato la presentazione della manifestazione nata su iniziativa di Lorenzo Massai, organizzata dall'ATT, dalla squadra di nuoto polisportiva Amatori Prato e dall'Associazione Amici del Guzzo di Porto Santo Stefano. Dal 2018 sono stati raccolti oltre 55.000 euro che hanno permesso di finanziare importanti progetti, tra cui l'acquisto di un furgone attrezzato per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari. Aiuti preziosi anche alla luce della contrazione dell'attività di raccolta fondi legata alla pandemia. In particolare quest'anno abbiamo pensato di incrementare la presenza di medici e trovare la possibilità di avere più visite, perché le richieste sono veramente tante, e quindi oltre le 300 famiglie che stiamo curando e assistendo quotidianamente, se riusciamo a avere più persone a disposizione incrementeremo la possibilità di seguire anche delle persone in più che ora come ora con difficoltà riusciamo a seguire. I partecipanti sono oltre 70 e fra loro ci sono alcuni nomi di spicco dello sport, come gli atleti delle Fiamme Oro, Edoardo Stocchino, campione del mondo di Gran Fondo 2017-2018, e Simone Ercoli, bronzo nella 5 km ai mondiali di Montreal 2005. Io penso che chiunque ci sia a amministrare una città a queste cose deve stare sempre vicino. Avere la possibilità di poter contare su certe strutture, su certe associazioni, per dare supporto ai malati e alle famiglie è qualcosa che non è impossibile quantificare, il bene che viene fatto. È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.